Come rendere un cartello senza pulsanti interessante, interattivo ed attraverso il quale poter effettuare anche degli acquisti o altre azioni. Ecco quello che vedremo oggi in questo video. Costruiremo insieme infatti una struttura con command block più o meno complessa che mette insieme il comando tag, alcuni effect ed altri comandi ancora. Io non vedevo l'ora di costruirla. Ora la sigla del canale e i saluti a fine video. Ciao, sono Marco Vigelini. Se questo è il primo video che segui sul mio canale, allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina. In questo modo non perderai i miei prossimi video. Allora, l'interesse di questo video è che praticamente incomincia a mettere insieme diverse cose che abbiamo visto nei video precedenti. Immaginiamo di poter effettuare un acquisto non di un oggetto o di scambiare dei soldi, ma di acquistare per esempio un tag che mi dà per esempio la possibilità di diciamo spendermi degli effect. Ecco, questo è il video che vedremo oggi, ma la particolarità del video è non solo questo, insomma, di spendersi degli effect attraverso l'assegnazione di alcuni tag, ma vedremo anche un costrutto molto particolare che ci tornerà utile per vedere gli altri video successivi. Io qui mi sto prendendo un tag, il tag che ho chiamato acquisto. Quando mi avvicino al cartello, ok, ho ricevuto un effect di super velocità. Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. Allora, in questa costruzione abbiamo una serie di command block, una catena, un'altra catena e poi una terza catena. Questa catena però ha un cartello che ci indica che la catena è disattivata. Che tipo di catena è stata disattivata? Come vedi, no? Necessita di pietra rossa. Questa catena va a verificare che all'interno di questa zona non sia presente un giocatore con il tag acquisto. Non appena il giocatore con il tag acquisto è all'interno di questa zona rossa, scatena gli eventi successivi, quindi viene dato per esempio un speed effect al giocatore che nuovamente si trova in quelle coordinate e che ha ancora il tag di tipo acquisto, e alla fine cosa fa? Rimuove il tag al giocatore che sta in quelle coordinate, in quella zona rossa, rimuove il tag acquisto. Come vedi, questa catena è disattivata. E ho preferito riprodurre esattamente lo stesso funzionamento con queste altre due catene. Questo perché? Perché con questo tipo di struttura che andremo a vedere a breve, potremo creare anche delle cose del genere, come queste che stai vedendo, delle interazioni che sono tipiche dei server Minecraft Bedrock in questo caso, ma anche dei server Java. Andiamo a vedere allora cosa c'è all'interno dei command block presenti. Come funziona il tutto? Quando io clicco su questo command block e simulo, insomma, l'acquisto di un tag di tipo acquisto, guarda caso, io ottengo il tag acquisto come giocatore, mi avvicino in questa zona e succede qualcosa, ricevo l'effetto della velocità, come puoi vedere. E come avviene il tutto? Questa è una catena molto importante. Andiamo a vedere cosa sta facendo, ma probabilmente la prima cosa che devo fare è disabilitare questo. Non lo rendo sempre attivo, ma necessita di pietra rossa. Guarda caso, compare un pollo che si chiama effetto, l'ho chiamato effetto. La prima catena che è di tipo il primo blocco che è di tipo ripetizione incondizionale e in questo caso necessita di pietra rossa perché ho messo una leva, ma quando lo costruirai nel tuo mondo lo potrai mettere sempre attivo. Cosa fa? Teletrasporta in continuazione dunque il tipo chicken, il cui nome è effetto, lo porta esattamente in queste coordinate. Queste coordinate 117, 5, 37,9 sarebbero le coordinate del cartello, lo porto poco fuori,
diciamo, il cartello così non viene ucciso dall'impossibilità di poter respirare, e praticamente abbiamo un pollo proprio davanti al nostro cartello. Per creare il pollo di nome effetto che metteremo davanti al nostro cartello è sufficiente accedere la barra dei comandi e digitare slash summon chicken tilde 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 a e poi il nome del nostro pollo, oppure semplicemente utilizzare l'incudine ed una targhetta e associare la targhetta di tipo con il nome effetto al nostro pollo. E cosa ci fa un pollo davanti a un cartello? Beh, in questo caso ci fa veramente poco, e il tutto l'avremmo potuto, diciamo, ricostruire con quella sintassi, ma come ti ho anticipato, insomma, ci tornerà molto utile nei video successivi, quindi segui bene la logica. Quindi abbiamo un pollo teletrasportato in continuazione davanti al cartello. Comando successivo: se qualcuno clicca per sbaglio sul cartello, a noi ci uccide il pollo, ed è per questo che in continuazione al pollo di tipo all'entità di tipo pollo con il nome e effetto diamo una resistenza infinita, siccome per un secondo, siccome questo è un comando ripetizione ed è sempre attivo, cioè questo è una catena che fa parte di una catena di ripetizione e quindi è sempre attivo ed è incondizionale. Questo ogni secondo riceve, diciamo, una resistenza infinita. Poi gli diamo anche della forza secondo la stessa logica. Sempre catena incondizionale, sempre attivo. Quest'altro blocco di tipo catena incondizionale, e che adesso metterò sempre attivo. Diciamo ci rende tranquillamente e serenamente il nostro pollo invisibile, altrimenti lo vedremo e chiederemo come mai sta lì. Sempre attivo il pollo, infatti sparisce. Disattivo la leva, il pollo cade a terra, attivo la leva, il pollo viene teletrasportato. Ora lo metto, diciamo, visibile, così ce l'abbiamo sempre presente. Diciamo così, lo disattiviamo. E poi il nostro pollo, puff, lo riportiamo nello stesso punto. Alle spalle del nostro cartello abbiamo questa seconda catena. Cosa verifica questa seconda catena? Innanzitutto vediamo che è una catena di tipo ripetizione incondizionale, sempre attiva. E cosa fa? In continuazione si mette nei panni dell'entità di tipo chicken, il cui nome è effetto, quindi personifica il pollo che sta davanti al cartello, e poi dice: guarda, assegna un effect alla persona, al personaggio che sta nel tuo raggio e che ha anche un tag associato di tipo acquisto. Quale effetto gli associamo? Uno speed effect di tipo 5 per 5 secondi. True ovviamente toglie le particelle dell'effetto. E subito dopo che viene scatenato questo evento, nel caso in cui ci sia un giocatore di raggio nel raggio 2 rispetto al pollo, a quello stesso giocatore, lo stesso pollo, cosa fa? Va a togliere il tag acquisto. Quindi praticamente spendiamo soltanto una volta il nostro effetto e poi siamo costretti a ritornare nello shop per poter magari usufruire di un effetto differente. In pratica, questa parte qui è quella che tu potrai cambiare per modificare la tipologia di effetto, la tipologia di interazione. Io adesso mi sono preso un tag acquisto, vado avanti e ricevo l'effetto della velocità. Ma se io volessi cambiare, per esempio, il tutto, potrei dire: guarda, ok, non diciamo utilizzare l'effetto di tipo speed, ma quello di levitation. E in questo modo, quando io riprendo, perché mi è stato appena rimosso il tag di tipo acquisto, non appena mi avvicino al nostro famigerato pollo, se io volassi, ecco, adesso vado in levitazione, riprendo il tag acquisto e ovviamente adesso sto volando e poi precipito verso il basso. In pratica, in questa parte di comando puoi fare eseguire quello che ti pare, un save per esempio da parte del server, benvenuto,
o quant'altra, diciamo, qualunque altra idea ti possa venire in mente. Ripeto, questa parte di video, soprattutto questa catena, il fatto di nascondere un animale con l'invisibilità davanti a dei cartelli, ci tornerà utile nei video successivi. Fammi sapere se ti interessa vedere anche altre soluzioni che si possono realizzare secondo la logica del video di oggi. Se non sei iscritto al canale, fallo adesso cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche. Poi commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine, dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Gatto, WGF ed Adam che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao!